Abbazia di Nostra Signora di Paulis. Fondata nel XIII secolo ed eretta secondo un'architettura che univa elementi decorativi classici ad altri tipicamente arabi, cosa assai strana e che ha contribuito all'aura mistica che la contraddistingue, l'abbazia è da sempre circondata da un alone di mistero e timorosa riverenza, anche in virtù degli eventi violenti che hanno segnato la sua storia. Era abitata da monaci bianchi, dal colore del saio che indossavano, che, secondo i racconti, vivevano in completo isolamento, dedicandosi alla terra, alla preghiera e, dicono le voci, anche allo studio delle arti magiche e dell'alchimia, pratiche queste che avrebbero consentito loro l'accumulo di enormi fortune. Nel corso dei secoli però l'abbazia, a causa degli eventi storici, cadde in rovina e venne abbandonata nel XV secolo per molto tempo. Divenne così meta prediletta dei cercatori di tesori, attirati dalle voci che circolavano sulle ricchezze nascoste all'interno del monastero. I più coraggiosi tra questi, che non si facevano intimorire dalle preoccupanti e insistenti voci che volevano il monastero infestato dai fantasmi dei monaci morti e sepolti nel territorio circostante che agivano come guardie a protezione degli inviolabili segreti dello stesso, si addentravano nel monastero e nei suoi anfratti più reconditi, sotterranei inclusi. Di questi storici predoni, non si hanno notizie certe. Pare che molti non fecero più ritorno a casa e di loro non si seppe più nulla. L'abbazia, dopo anni di incuria, iniziò a riprendere vita nel XVII secolo. Ma fu con l'arrivo di Piero Cau, meglio noto come Su Padre Biancu, per via del saio bianco che indossava, come i suoi predecessori, che la fama del monastero raggiunse l'apice. Nato a Cagliari nel 1900 e giunto nel monastero a metà del secolo scorso con l'intenzione di scoprire i segreti che lo avvolgevano, il monaco bianco si stabilì a Paulis, come un eremita, conducendovi numerosi studi e altrettanti scavi. Il costante lavoro di ricerca del monaco venne al fine ricompensato. Egli, si dice, riuscì infatti a fare sconcertanti scoperte, ritrovando antiche iscrizioni e rinvenendo misteriosi manoscritti, probabilmente gli stessi tomi magici e alchemici utilizzati dai monaci secoli prima. Ma tali fortunose scoperte non portarono gloria al monaco bianco. Fu assassinato a Paulis la notte del 7 settembre del 1958 da un suo aiutante, chiamato per sbrigare faccende di poco conto, che, dopo averlo ripetutamente colpito con un coltello, lo buttò nel pozzo che egli aveva trovato e riaperto durante gli scavi. Sparirono tutti i suoi scritti, tutti i resoconti delle sue ricerche, tutte le iscrizioni e i libri scoperti durante gli scavi nel cuore del monastero. In seguito a questi drammatici eventi l'abbazia venne sconsacrata e abbandonata. Ma si narra che chiunque provi ad avventurarsi tra quelle ormai diroccate mura alla ricerca di qualcosa, vada incontro a strani fenomeni, rumori innaturali, passi provenienti da bui anfratti e paurose voci provenienti da un baratro profondissimo recitare parole incomprensibili in una lingua sconosciuta. Il frate Bianco, con i confratelli morti secoli prima, continua ad abitare le fredde mura dell'abbazia, proteggendone gli innominabili segreti da chiunque provi a violarli. Piero Cau venne assassinato il 7 settembre 1959 e il suo corpo venne gettato in un pozzo nei pressi dell'abbazia stessa a opera di un suo collaboratore, il 24enne Salvatore Fois, reo confesso, che si accollò la colpa sebbene fin da subito si pensò l'intervento di più persone. Il cadavere venne recuperato nel pozzo dai carabinieri e l'autopsia segnalò la presenza di ferite da arma da taglio nel corpo e nel viso. Grazie al racconto del signor Roberto Moro, lettore del sito www.contusu.it. Ho deciso, incuriosito dalla storia dell'abbazia e amante e appassionato del mistero, di recarmi nel luogo del racconto, per indagare e verificare di persona il mistero dei monaci bianchi. Oltre a una forte sensazione di malessere e pesantezza del luogo, i miei strumenti hanno rilevato un fortissimo campo elettromagnetico, come se qualcosa o qualcuno cercasse in tutti i modi di proteggere e cacciare via l'intruso. In questo caso il sottoscritto. Guardate quello che è successo. Buona visione da SPAC, Sardinia Paranormal Archaeology Channel.
iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Grazie.